Ragazzi, quello che è successo in questo video è qualcosa di incredibile, è indescrivibile, ancora non ci credo. Guardatelo fino alla fine perché ne vale la pena e spaccate questo tasto di mi piace. Aspetta. No, Ragazzi, ce l'ho in papà, mano, ragazzi. papà, viene su. Sto male, ragazzi. No, papà, viene su, un bel Non è letto, cos'è? capitata una cosa così. No, papà, ti prego, ho paura. È un contenitore tipo un'anfora, qualcosa. No, papà, aspetta un attimo. Bella a tutti ragazzi, sono Rimo Albigno e oggi ragazzuoli siamo qua insieme a Papa Rimo bella, in un raga. Video veramente leggendario. Potete vedere da quello che Papa Rimo ha in mano. Oggi ragazzi, o potete averlo letto nel titolo, siamo qui per una sessione di metal detecting in Piemonte. Ragazzi, vicino alla nostra casa qui in Piemonte. Mi raccomando ragazzuoli, per questo video voglio come minimo almeno 25.000 like. Ragazzi, se troviamo qualcosa di bello 30.000 ne voglio. Ragazzi, tutti un like ora e iscrivetevi al canale. Vi ricordo, 300.000 iscritti andremo a fare bungee jumping. E detto ciò ragazzi, andremo a perlustrare la zona intorno alla casa oggi, nel giardino che abbiamo qui in fondo, magari anche un po' di là, perché ragazzi qui ci sono abitate un sacco di persone e poi intorno alle case magari di solito ci trova un po' più di roba, quindi speriamo raga di trovare qualcosa bella, di interessante. Bella raga, raccomando, detto seguite ciò, il video fino in fondo. Direi eh? Di partire, let's go. Ragazzi, la zona che andremo a perlustrare oggi è questa qua in fondo alla nostra casa. La nostra casa là dietro. Andremo a perlustrare tutta questa zona e questa è un po' la visuale, veramente carina come visual. E niente ragazzi, lì c'è Paparimo. Paparimo, bella pomiccio. Partiamo? Let's go, raga. Ma qua c'è le ortiche. Mamma mia. Aspettate un attimo, ragazzi, Ragazzi. Questo è buono, eh. Punto interessante. Ragazzi, segna 75, non bella. È male. A me mi segna che è silver, gold, bronze. Ok. Profondità neanche più di tanto, 15 centimetri. Vai, vai, scava, scava, Paparimo. Allora, proviamo, siccome è un suono abbastanza forte, io provo prima già con questo, prima di scavare. Ragazzi, già il pinpoint senza scavare me lo trovo, vuol dire che la cosa è molto in superficie. Il terreno è un po' duro, Aspettate un attimo. Aia, punto. C'era una aia. Ragazzi, cosa? Inquadra Rimo, guardala lì, guardala, guarda cosa? Come brilla, qua. Cosa, guarda, oddio, è una tipo una medaglietta, guardate ragazzi, guardate, oddio, è lì, no, la Madonnina, no, guardate, una votiva ragazzi, qua c'è anche una scritta, poi a casa andiamo a vedere che cosa, mamma mia ragazzi, questo è un bel segno, poi io sono anche credente, per me la monetina ha un valore, questa qua la Madonnina per me vuol dire tanto, perché ragazzi, guardate che bello. Questo probabilmente, sapete che cos'è che è? I contadini, questo potrebbe essere stato un terreno anche agricolo. Sicuramente, atto, qua c'è l'orto. Come atto propiziatorio, buttavano i segni del tipo la Madonna e tutti i santi in modo che il terreno desse frutti durante l'anno. Quindi secondo me è stato fatto per quello, ragazzi. Comunque andiamo avanti, let's go! Tanto ragazzi, abbiamo una bella lepre che ci tiene compagnia mentre scaviamo. Ma che bellina. Ragazzi, qua suona, Sicuro? Allora, è un bel suono, 85, era, ma 15 ragazzi, attenzione. Vediamolo. Più o meno dove? Qua. Proviamo, una bella svangata. Qua è bel fresco, c'è una bella ombra oggi, È sotto gli alberi tanta roba. Aspettate un attimo che vedo se c'è. No ragazzi, ho sbagliato un pochettino, è qua. Sto un po' lontano perché ho paura sempre di rovinare le cose. 85 è forte. 85 è forte, sì.
Ragazzi, guarda qua. No, Rimo, papà, dove? Qua. Guarda qua, è una moneta, ragazzi. Come una moneta? Guardate qua. No, non è una moneta, è una... C'è un gancino qua, ragazzi, guardate qua. Ma... Aspetta, la piglio io. Guarda. No, un santo. Non ci credo. Fatemi vedere. L'hai tirato una... No, non l'hai rovinata. No. Cos'è che c'è scritto? C'è una persona, aspetta, raga, la guardo prima io. Leggi bene. Ragazzi, è una moneta... Pensavamo che era una moneta. Bartali? Come? Gino Bartali. Gino Bartali? C'è scritto Gino Bartali. Ragazzi, guardate, una moneta di Gino Bartali, cioè una medaglia di Gino Bartali commemorativa, ragazzi. Gino Bartali, ma cosa ci fa sta roba qua? Il destino, io sono un ex ciclista, mamma mia, ragazzi. Cosa ci fa sta roba qua? Bellissima, raga. Magari qualcuno che ce l'ha, che era tifoso di Gino Bartali, se l'è portata dietro. Madonna. Bella, ragazzi. Sì, rimane, tienila ferma così. Ok, guardate qua. Ragazzi, questo mi piace. Questo è un bel 66-71 profondità 20, ragazzi. No. Ecco, quando è così deciso bisogna scavare, perché qualcosa c'è, poi io... Let's go. Sentiamo, Piano sempre, delicatamente, ragazzi, perché se è su superficie si rischia di spaccarlo con la pala, se è un oggetto leggero, Ecco, io poi la deposito sempre qua all'esterno. Vediamo un po' dove... Semi. Allora, ragazzi, dentro fuori. Qua. Qua in mezzo. Qua. No! No, io col dito, papà! No, guarda! Rimoldigno col dito. No, ragazzi, guardate. Una moneta. Guardate, ragazzi. Non ci credo. Oh, ragazzi, cos'è? È una spiga... Falla no, vedere, è un'ape, ragazzi. Cosa vuol dire? È un'ape, un 2 lire ape. Guardate. Qua sotto c'è stato qualcuno che è venuto a raccogliere la frutta e dalle tasche deve aver perso qualcosa, ragazzi. 2 lire del 54, Rimo. E quando ormai, dopo 2 ore di ricerca, sembrava tutto finito, accade ciò. Ragazzi, ancora non ci credo. Guardate fino alla fine. Ferro. Come te lo dà? Come me lo dà? Ha una profondità molto più di 25 cm, quindi qui c'è da lavorare. Però se me lo mette come silver gold tendente al bronzo. Qui, ragazzi, vi ho semplicemente velocizzato la clip perché sennò era troppo noioso, era un buco gigante, ma tra l'altro non parlavo nemmeno in questa clip perché mai avrei pensato di trovare sotto una roba del genere. Era poi verso fine video, quindi c'è tutto veramente assurdo. Guardate, vi lascio al video, vabbè. Siamo profondi qua, ragazzi. Hai sentito? Hai sentito qualcosa? Aspetta, oh, senti qua. Cosa dici? Cos'è? Ferro. Vai, c'è, prendi il pinpointer. Qua. Scusate, ragazzi, ma... Oh, papà, ho visto qualcosa. Ferma, non toccare. Ferma, ho visto una roba qua a luccicare. No, ragazzi, un gancio. Un anello. No, ma è gigante per essere un anello. Aspettate un attimo. Fallo vedere inquadratura. Ferma, togli la mano. Sposta. Un anello di qualcosa. Cosa hai visto, raga, qua? Questo qua, ferro. Via un attimo, Rimo. No, ragazzi, c'è la pala che quando va sotto è qualcosa di grosso, Perché colpisci il ferro anche intorno? Sì, guardate qua. Oh, ragazzi. No! No, aspetta, no, papà, non è quello che ho visto io. Dimmi di no. È qualcosa, allora. Aspetta. È un qualcosa di... Tipo un... Ma che cacchio sto vedendo? Una scatola, qualcosa. Aspetta, via. Dio, ma è odorata, papà. Sì. No, aspetta, papà, no, fermo un attimo. Continua a scavare piano, sì, papà. Vado giù di qua. Non possiamo rovinarla questa. Pianissimo, papà. Lo so. Ragazzi, vi posso dire che sarà almeno 20 cm, perché con la papà, pala... Papà, senti, la stai grattando, vai più piano, ma no, magari qualcosa di... Guardate. Oddio mio. Ma è rotonda, guarda. Cos'è? Aspetta che te la tiro via, guarda. No, papà, ma è una bomba? Bisogna andare piano qua. È dorata, guarda. Guarda, la vedi? No, mio Dio, ma cos'è? Guarda.
Mamma mia, aspetta. Oh no, 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 paura. Romperla. Papà, calmissimi qua. Calmissimi. Aspetta. Ragazzi, no, papà. In mano, ragazzi. Papà, vieni su. Sto male, ragazzi. No, papà, vieni su, un bauletto, cos'è? È capitata una cosa così. No, papà, ti prego, ho paura. È un contenitore, tipo un'anfora, qualcosa. No, papà, aspetta un attimo. Che cosa stai aspetta dicendo? Aspetta un attimo, eh. È la clip della vita. Aspetta, eh. Aspetta, fermo. Tiralo fuori pianissimo. Piano, eh. Aspetta, no, papà. No, Simo. No, papà, vieni su. Oh, bisogna stare attento perché sei una cosa che potrebbe anche esplodere. Qui, ragazzi, ho deciso un attimo di spegnere la registrazione per dare una mano a mio papà a tirarla fuori senza rovinarla. Quindi con quattro mani era più facile e quello che abbiamo trovato è assurdo. Oh mio Dio! Non ho parole, ragazzi, guardate qua. Io provo che a tirarla cosa? Su, Rimo, piano, su, piano. Aspetta, piano. No, ragazzi, no, ho paurissima, non è neanche papà, leggera, fermo, eh. Fermo, non aprirla. C'è la chiave? Sì, c'è questa una chiave. Questa è una chiave? Guardate, ragazzi. Mamma mia. Oh, mamma. No, papà, potrebbe essere veramente qualcosa di brutto. Ragazzi, non aprirla. Guardate che roba. Ragazzi, cosa diamine abbiamo appena trovato? Guardate, ragazzi, questa è tanta roba. Oh, mio Dio, è un'anfora. Mamma mia. Guardate che bella. No, papà, allora, sembra dorata quasi. Ragazzi, adesso fermi un attimo. Non aprirlo, ovviamente. Qua c'è la chiave, ragazzi, sì, ma ecco la chiave attaccata. Anche con una chiave. Questo magari potrebbe esserci dentro anche io. Guardate. Fammi vedere se si gira la chiave un attimo. Gira la chiave. La chiave gira, aspetta un sì, attimo, no, papà. Però dobbiamo fare. Allora no, ragazzi, non posso aprirla nel video. Aspetta, ferma un attimo. Inquadrami tu un attimo. Mi sia lodato, guardate. Inquadrami un attimo, no, ferma un attimo, tieni, inquadrami. Guardate. Inquadrami così. Allora, ragazzi, non posso purtroppo aprirla nel video. Perché se c'è qualcosa di bannabile dentro non posso caricarvi la clip e l'ho già aperta. Andare caricherò qua. Poi quello che c'è su Insta, @rimoldini, almeno lì non mi possono bannare. Poi magari ci facciamo un altro episodio e lo carichiamo qui su YouTube. Però raga, devo prima vedere io cosa c'è dentro insieme a papà Rimo. E poi ve lo comunichiamo, dai, nel limite del possibile. Papà, io non è pesante, quello che posso dire è che è pesante, quindi no, qualcosa c'è dentro, qualcosa di sicuro. Di qualche defunto. Non lo so, Simo. Guarda, andiamo ad aprirlo, non ne vedo l'ora, poi... Teniamo in notizie, diamo notizie più aggiornate, magari già nel pomeriggio. Raga, io sono scioccato, ma che cosa sta? Raga, io, ragazzi, su Insta, @rimoldini, vedete quello che c'è dentro.